documenti hai bisogno? Telefono, hai applicazione, che documenti hai bisogno e quanto costa? Ma guarda, non lo so, dammi questo, questo documento e quanto tempo hai bisogno? Dammi un paio di settimane, perché comunque non è detto che io trovi il tecnico col quale comunico in genere, e poi sarà una cosa a 300-400 euro. Abbiamo CTU, non serviva. Però senza quel sapere tecnico io non riuscivo a collocarla. Lui dice: no, no, a me va bene questa, però solo se trasformabile. Signore, dobbiamo fermarci un attimo, lì non ci vuole più la fantasia, lì ci vuole il dato tecnico per capire. Perché siccome si è trasformabile, ho già trovato l'accordo, se non è trasformabile deve diventare qualcos'altro, non possiamo perdere l'opportunità di coinvolgere un tecnico e farci dare un riscontro. Ecco, questo è il vero ruolo del tecnico in mediazione. Il tecnico in mediazione però può intervenire, dicevo prima, come componente del collegio mediatori, oppure come tecnico chiamato per rispondere a un quesito. Allora, immaginiamo che io abbia bisogno, in mediazione, di una consulenza tecnica in una materia specifica nella quale ha competenza Edgardo. Ma io in quella mediazione ho nominato, perché in quanto responsabile dell'organismo nomino i mediatori personalmente in tutte le procedure di mediazione che si verificano in ICAF, ho nominato Cristiano Edgardo. Allora, da un lato mi dico, meno male, Edgardo dà le competenze tecniche per farlo, quindi non avrò bisogno di una consulenza tecnica durante il percorso. Nel senso che se Edgardo, conoscendo la materia, facciamo che Edgardo a questo punto sia il geometra del caso che abbiamo fatto prima, no? Dice: no, no, guardate, io faccio solo Monza, faccio solo cambi d'uso, questa stanza è trasformabile. Allora a questo punto io potrei già trovare l'accordo, e se proprio volessi, visto che non ho la certezza matematica, perché lui mi ha detto e mi ha rasserenato, se proprio volessi, come dire, mettermi al riparo, dico: l'accordo è subordinato alla trasformabilità. Ma tanto me l'ha già detto lui, so che è una condizione che come dire, lascia più tranquille le parti, e dopodiché possiamo fare un rinvio e mando il mio geometra direttamente in comune a chiedere se proprio voglio, ma neanche ho bisogno. Però intanto il sapere tecnico che il mediatore ha portato sul tavolo ha consentito di risolvere il problema. Se invece io avessi messo due avvocati o un avvocato solo, l'avvocato dice: boh, io non so. Quindi l'avvocato dice: bene, siccome non lo so, ho bisogno del consulente tecnico. Ecco perché nell'oltre il 50% dei casi la presenza del componente comediatore tecnico mi risolve i problemi di sapere tecnico. Quando io ho in una controversia condominiale una contestazione di tipo tecnico contabile e ho l'avvocato accanto al revisore contabile e viene contestato il fatto che questo documento sia o non sia una quadratura patrimoniale, è un attimo, ma questa è una quadratura patrimoniale? Sì, questa è una cosa perfetta. No, no. Cioè, quel minimo di sapere tecnico ce l'ho lì già subito a portata. Immaginate il fine giurista che per ogni passaggio tecnico mette sul tavolo una serie di dubbi. Io non sono un contabile, non posso sapere. E conseguentemente poi carica di oneri i tecnici, cioè voi mi direte: beh, i tecnici sono meglio, così abbiamo lavoro. Guardate, la mia personale esperienza in 9 anni di ICAF e diverse migliaia di procedimenti di mediazione mi ha insegnato che quando il cliente ha la sensazione che è di fronte a qualcuno che non sta sovraccaricando la procedura, che non sta procacciando lavoro ad alcuno, ma che ricorre eventualmente a questo solo quando è veramente necessario, quel cliente tra una settimana è di nuovo da te. Se ha una mezza sensazione che tu, già che era lì e poi lui ti ha detto di sì perché tanto oramai dove andava, hai sovrastrutturato un incarico che forse non è necessario, quel cliente lo hai perso. Non è necessario che sia veramente così, è sufficiente che lui abbia la sensazione che sia stato così. Quindi io ho una certa particolare prevenzione, i mediatori lo sanno, e dico: se possiamo non fare le CPU, non facciamole. Se possiamo avere un collegio mediatori con il tecnico dentro, quindi voi veramente, perché quando io mi rivolgo ad esempio ai revisori dei conti, i revisori dei conti sono iscritti al registro dei revisori contabili, che come? Di
Revisori legali, quando non sono, quando non sono commercialisti, quando non sono sono esiti registri revisori, che non è un altro, e molti di loro sono bravissimi ragionieri, non possono fare mediatore perché non sono laureati, dico, e loro dicono, ma se fossimo laureati faremmo un percorso per diventare mediatori e poi così potremmo diventare componenti di un collegio mediatore. Tutta la parte giuridica probabilmente la sappiamo, la capacità di redigere un verbale, come diceva Cristiana prima, probabilmente non fa parte della nostra formazione, però non si vive solo di quello, anche se quello è l'elemento cerimoniale importante della mediazione. Si vive anche del fatto che senza il sapere tecnico a volte sei bloccato. Di efficacia. Allora succede che io posso nominare il mediatore che ha competenze tecniche, che quindi nasce iscritto al collegio, si forma come mediatore, si mette negli elenchi dei mediatori qualificando le proprie effettive competenze ed esperienze, in modo tale che l'organismo lo possa chiamare come co-mediatore tecnico, e vi dico che quando uno è un co-mediatore tecnico la sua esperienza in mediazione è un pochino meno importante, perché comunque coadiuvato è un mediatore principale. Quando uno è mediatore principale la sua esperienza è molto più importante, perché deve veramente governare la procedura. Questo per dire che è molto più facile il percorso di ingresso in questo senso. Vivere attivamente la procedura di mediazione come mediatore tecnico, come consulente tecnico in mediazione, vuol dire conoscere la mediazione dall'interno e non soltanto magari a seguito di questo momento informativo, che per la mia personale esperienza è importante, perché continuare a parlarne ai giuristi serve a poco, bisogna andare a parlarne con tutti gli altri protagonisti. Alla fine i tecnici che conoscono queste procedure sono i primi che le scelgono. Gli amministratori di condominio, dopo che hanno avuto consulenze le più disparate sul ruolo dell'amministratore e del condominio in mediazione, funziona, non funziona, esperienze positive e negative, si formano e depositano decine e decine di procedimenti di mediazione autonomamente, perché conoscono la procedura, la studiano, la imparano e alla fine la governano. Non c'è niente di meglio che conoscere questa procedura avulsi da condizionamenti mentali, no? Cioè non è una procedura concorrente di giudizio, è una cosa completamente diversa, e siamo lì per risolvere un problema. Fare una CTU in giudizio e fare una CTU in mediazione è diverso, ma deve avere degli elementi di similitudine. Il giudice in che caso potrà tenere valida una consulenza tecnica fatta in mediazione nel proprio successivo giudizio? Nel caso in cui riconosca sotto un profilo sostanziale